È stato presentato nel pomeriggio di domenica 26 febbraio presso la sala del ridotto del Teatro Comunale di Cagli il libro di Andrea Pellegrini dal titolo Il Monte Catria, un bellissimo volume ricco di notizie e tante illustrazioni fotografiche sulla montagna più alta del Pesarese. La presentazione del libro destava molte curiosità dopo le polemiche che ci sono state negli ultimi tempi tra l'autore ed alcune amministrazioni pubbliche che in un primo momento avevano accolto il lavoro di Pellegrini con tanto entusiasmo, subito però scemato in seguito ad alcune parti del libro non ritenute molto allineate con quanto è stato fatto in passato o nel presente nel comprensorio di questa bellissima montagna. Una montagna citata anche da Dante in un canto del Paradiso della Divina Commedia. Presenti vari curiosi che hanno ascoltato l'illustrazione di Pellegrini, alla quale hanno fatto seguito vari interventi. Ma ascoltiamo dalla voce dell'autore cosa è accaduto e quali sono state le incomprensioni con gli enti che avrebbero dovuto dare il loro patrocinio. Ecco, abbiamo Pellegrini. Cos'è successo con questo libro? La gente è curiosa, ci sono state polemiche. Ma il libro inizialmente doveva essere finanziato dagli enti pubblici perché parla del territorio e dovrebbe appunto valorizzarlo, pubblicizzarlo, per cui avevo richiesto, come in altri casi, il sostegno degli enti pubblici locali. Poi c'è stata una serie di polemiche perché qualche amministratore non voleva che sul libro comparissero certe critiche fatte alla gestione del territorio negli anni passati. E quali, per esempio? Ad esempio lo sperpero di denaro pubblico con le strade che sono state fatte, con gli impianti eolici, con la bidonvia che non ha funzionato per 30 anni, con i rifugi fatti con i fondi del Ministero dell'Agricoltura e poi dovevano essere delle stalle, poi sono diventati appunto rifugi. Insomma però qualcuno non andava bene, io allora ho deciso di passare a un'altra ipotesi, quella dell'aiuto collettivo delle persone. Quindi su internet ho pubblicizzato le cose e ho avuto la fortuna di avere 400 persone che mi hanno aiutato, hanno prenotato il libro e hanno creato i fondi per poter finanziare la stampa della pubblicazione e oggi siamo qua a presentarlo. Ecco, in particolare, quali sono stati questi enti pubblici che hanno negato? Il comune di Frontone principalmente, seguito poi dal comune di Serra Sant'Abbondio, la provincia di Pesaro Urbino e il consiglio regionale delle Marche. Non ho paura di citarli perché io metto la mia faccia nelle cose che faccio. Ecco, un tempo erano, diciamo, alcune forze di sinistra che erano contrarie a questi scempi su Catia. Cos'è successo? Hanno cambiato parere No, oppure? tutti. Destra e sinistra non c'è differenza. Quelli che hanno cercato di ostacolare questa pubblicazione erano di destra e di sinistra. E su questa cosa, sul fatto di difendere i loro interessi, sono stati tutti uguali. Grazie. Dopo Pellegrini sentiamo Marco Abbani, uno degli esperti del Nerone, conosce, diciamo, tutti i segreti di questa montagna e questa volta ha parlato in questa presentazione del Catria, ecco, anche di una grossa novità. Cosa c'è di vero su questa grotta al Catria? Beh, non è proprio una novità assoluta in quanto l'abbiamo scoperta nel 2004. Partendo da quelle enormi pareti che ci sono sopra Isola Fossara, siamo riusciti a penetrare per 100 metri in verticale, poi per altri 200 metri in piani inclinati con gallerie molto belle, per essere poi bloccati da una frana, da un'antica frana che ha chiuso quelle gallerie, ma sappiamo che la grotta potrebbe proseguire, si tratterebbe di bypassare questa situazione. Ma come si muove l'acqua nella montagna, come si muove l'aria nella montagna, dentro la montagna, ci fa pensare, anzi ci fa essere certi che esiste un sistema di grotte che arriva fino al livello di base, fino a portare l'acqua al Sentino, fino a portare l'acqua al torrente Cinisco e prima o poi forse riusciremo noi speleologi ad entrarci. Sarà la scoperta di una nuova Frassassi? La Frassassi è abbastanza unica proprio a livello mondiale, sarebbe un sogno. La speleologia è proprio affascinante perché ci pone davanti a un ignoto, quel che troviamo dopo aver spostato un sasso, dopo essere riusciti a superare una strettoia, nessuno lo può sapere ed è questo il fascino. Potremmo trovare magari qualcos'altro che non assomiglia a nient'altro al mondo, come trovare cose molto più normali e banali, non lo sappiamo. Il fascino è la scoperta.
Ecco, scusi, lei ha parlato anche dell'acqua, no? Ogni anno qui, ormai la siccità diciamo, è stata archiviata dopo la grande nevicata, ma in estate si parla sempre di siccità e si apre il Pozzo Burano. Ha parlato di queste caverne con l'acqua, eccetera, no? Praticamente il Pozzo Burano è sotto il Catia. Cosa succede sempre aprendo quest'acqua? Il sistema carsico potrebbe essere tutto collegato e il prelievo di acqua in profondità potrebbe sottrarre acqua a altre zone del mondo, perché chiaramente sono tutte collegate, però ci vorrebbero degli studi. Io non è che posso su due piedi arguire quali percorsi fa l'acqua, l'importanza sarebbe avere i mezzi per fare questi studi.